Io sono cresciuto tardissimo. Mi chiedevo quando cresco, quando cresco, e ne ho sofferto un po'. Loro mi prendevano a pallate, cioè tirava molto più forte di me e io non sapevo cosa fare, quindi ho iniziato a correre. Quando ho cominciato a crescere, godevo proprio. Sono andato in Georgia, praticamente dormivo nel garage di uno. Era una roba agghiacciante. Dici, no, dai, seriamente sono finito qua. Voglio far bene, mi sento bene, mi sono allenato tanto, sto lavorando tanto giù a Tirrenia. Cosa ho sbagliato? Cosa è successo? Sì, ti ricorda proprio la vita, come può in un attimo cambiare tutto. Io sono Matteo Arnaldi e questa è la mia storia. Il controllo negativo. Tutti i punti, forza. Oh, Matteo. È torto. Tutti i punti, giocarsi. Tutti. 100% i punti. In base a se vinci o se perdi, tu sai quanto rimani in un posto. Cioè, perdi alle 10, il volo costa meno che c'è alle 4 e tu parti subito. Incastri un po' tutto. Ogni settimana praticamente cambi, cioè sei sempre a prenotare hotel, aerei, e ogni settimana sei in un posto diverso e devi avere la forza di abituarti alle condizioni che ci sono in ogni posto. Magari passi da Parma, come siamo adesso, che ci sono 20 gradi, vado in Repubblica Ceca magari settimana prossima, ce n'è 5, gioco indoor sul cemento. E quindi è tutta questione di adattamento alla fine. Nella mia partita di oggi, devo dire anche con chi gioco, Sì. no? Allora, nella mia partita di oggi ho giocato con Fikovic. E io sono entrato con la consapevolezza che stavo giocando abbastanza bene, che potevo giocarmela tranquillamente. Bravissimo, Matte. Bravo, Matte. E ho vinto il primo set 6-4, dove avevo giocato un buon livello, non al massimo, però stavo giocando molto bene. Lui, siccome non mi conosceva neanche tanto, quindi è entrato magari un pochino più tranquillo. Io sono riuscito a stargli sopra, a giocare molto meglio, e Bravo, poi. Matteo! Vamos? Allora, non c'è un significato preciso per cui lo dico, però forza non mi piace. Forza mi sa di forza, forza cos'è? Dai. Allora vamos mi dà più sensazione di cattiveria. Soprattutto quando sono teso accento l'S, faccio vamos. Sì, che sembra anche deficiente in campo, però quello mi aiuta un po'. I just bought a new way. Spend a couple thousand just to cruise it. Shawty said she love me, but it's where she'll never prove it. I never tell her, but I put it in the music. Well, that's okay. All I wanna do is make the best of my whole day. Thank the Lord up above, get the cream on the side. Make you laugh to know it. That's the stuff that I love, la, la da da da. We can be friends if you wanna. We can just talk if you wanna. We can hold hands if you wanna. Hey, tell me what you wanna do. We can just laugh if you wanna. Late nights under stars if you wanna. We can just kiss if you wanna. Hey, tell me what you wanna do. Gli hotel, oppure comunque tutti i posti in cui vai a mangiare, sono vari andato torneo a torneo, ma 5 stelle mai trovato nella mia vita. Anzi, quando sono andato in Georgia, praticamente dormivo nel garage di uno. Era una roba agghiacciante. Sto hotel, che era, te lo giuro, sperduto nel nulla, quindi ho cercato io, ma non sapendo cosa trovare. In Georgia poi non c'ero mai stato, non sapevo neanche com'era. E quindi ero in sto hotel, te lo giuro che era una roba agghiacciante. Cioè, ogni volta che entravo, c'avevo paura. La barca? Allora, 2 ore 45 dall'aeroporto al circolo. 2 ore 45 di bus, state così. Fai così, avanti, indietro, salti, scendi, tunti, testate nel pulmino. C'è una roba impressionante. Ho mangiato pane per 4 giorni. Pane, acqua, campi, te lo giuro, c'erano delle fosse. La bora c'era quando ho giocato. C'erano 170 km/h di vento. Lanciavo la palla e andava nel campo di fianco. Allora, la questione dei soldi sicuramente. Non ci vivo, ma la maggior parte delle persone non ci vive, nel senso
devo ringraziare solo la federazione che mi ha aiutato in questo periodo, cioè da quando sono entrato in federazione, che mi ha aiutato, però se no ogni torneo che vai, tra che magari ti porti il maestro, spesso giri da solo proprio per non spendere tanto. Al torneo se tutto va bene, 15.000 vinci magari 2.000, proprio esagerare. Però di hotel ne spesi, fai che conto che sei col tuo maestro, quindi una doppia spendi 90 euro, 100 euro per una doppia, ci stai una settimana, sono 700 euro. Mangiare in due, 30 euro è poco già. Quindi 30 euro a pranzo, a cena, sono quasi 200 euro al giorno in totale, sono 1.400 in una settimana. Poi ci devi aggiungere i voli. Quindi se alla fine, finché giochi 15.000 così dove non c'è ospitalità, non c'è niente, sei sempre in perdita. Cioè devi veramente vincere il torneo e magari andare da solo al torneo per uscire con magari un guadagno anche solo di 500 euro. Se uno guarda da fuori dice il mio avversario non conosceva bene, ha perso il primo, poi dice ha vinto, sono 6-0, ha iniziato a giocare e l'ha presa pallata, ma sinceramente dietro c'è tutta un'altra cosa completa, cioè ho abbassato il ritmo proprio di tanto, cioè da giocare da così sono sceso a giocare così e quindi lui mi è riuscito a salire un po' di livello, cioè iniziare a giocare meglio anche lui. Ho sprecato un'occasione, voglio far bene, mi sento bene, mi sono allenato tanto, sto lavorando tanto giù a Tirrenia. Cosa ho sbagliato? Cosa è successo? Come ho fatto a ritrovarmi sotto e perdere in un attimo, così? Sicuramente quello che farò sarà riguardare la partita, visto che c'era, si può riguardare e capire cosa ho sbagliato, cosa è successo. Cioè proprio perché io non so cosa sia successo tra primo e secondo e terzo, non so letteralmente cosa sia successo. Invece il terzo cosa è successo a te? Andare deciso. Fammi un'analisi di questa partita. La prima partita è stata un under 9 a Ospedaletti, cioè di fianco a Sanremo, una città che è grossa come il campo da calcio. E lì la mia prima cosa era non prendere pallate, ho detto speriamo che mi faccia un game, faccia un punto, qualcosa. Invece sono entrato, questo qua non tirava una palla di là. Ho vinto tipo 4-0-4-0, che poi questo qua ha smesso. Quasi per colpa mia, perché fino a 10 anni vinceva sempre lui, poi da 11 ha vinto la prima volta io, andato in crisi totale. Il mio ex preparatore, quello vecchio, quando era a Sanremo, mi faceva fare tanto stretching e quindi da lì sono diventato molto elastico e quindi riesco a fare la spaccata e allora appena posso, anche in campo, se sono nel momento giusto, mi provo, vado. Soprattutto in recupero così, oppure mi lascio andare, scivolo giù. Devi essere riscaldato o riesci a farne una ora? O ti apri? Ci provo, dai. Dammi un secondo. Faccio due respirazioni e scendo piano piano. Vai. Il primo set anche giocavo. Poi però il quando cambiavo... muovevi. Sì, ma quando cambiavo lungo linea poi... facevo male, invece non facevo più male, non so perché, non riuscivo più a comandare, è quello il problema. Ma per forza, perdi campo, perdi ordine, perdi, non metti più la palla. Cioè rispetto al primo, che quando mettevi una palla, lo mettevi in difficoltà, poi facevi quel passo avanti, venivi certo. Avanti, venivi a rete. Cioè, invece lì hai avuto più esitazione. Sempre una cosa, ti sei aperto tutti i punti, no? Che significa giocare tutti i punti? Giocare tutti i punti significa tutti i punti. Tu non li hai giocati tutti i punti. Sì, li ho giocati. Con quel piglio, quella pensione, quella voglia di vincere, di determinazione. Il problema è che a un certo punto non facevo più un punto. Però devi continuare a giocare, non devi buttare via. Non ho buttato via. Insomma, però, vinci un set e poi lasci. Lascio, ho perso anche i miei vantaggi sul mio servizio, ho annullato qua le break. Però è stato lottato, poi ho sbagliato. Però hai preso 5 break, Matteo. Ma perché il servizio... 5 break. Ma il servizio, nei momenti importanti, mi lascia sempre. Ma devi essere convinto lì. È il servizio che mi manca rispetto agli altri, proprio il servizio. Sì. Cioè quando calo nei colpi magari gli altri si aiutano col servizio. Io invece se calo nei colpi mi calo anche il servizio. Ma non posso tirare forte, ho appena fatto doppio fallo, di là non ho messo la prima, ho detto gioco la prima carica che tanto gli dava fastidio, perché quando giocavo la prima carica stavo sempre. È rallentato, ti sei rallentato. L'esecuzione, sì.
cioè è rallentato tutto. D'estate ho giocato open, non c'era niente, ho giocato open. Mentre giocando partite del genere, cioè negli open se io perdo un attimo riesco a rientrare in partita, se qua perdo un attimo poi non riesco più a rientrare in partita. E lui ha fatto secondo turno a Roland Garros, ha fatto, cioè qualcosa ha fatto. Devi imparare da questa partita, non è che devi vincere. Devi imparare. Bella partita. Ci sono delle cose buone che hai fatto. Le cose buone di tenerle, le cose negative di toglierle. Mi piace lavorare, lavoro tanto, cioè sto in campo ore e ore e ore, ma senza problemi, non è che me ne faccio, dico guarda, oggi sono stato in campo 6 ore, non ce la facevo più, però dovevo farlo. Io proprio faccio volentieri, cioè mi piace. Perdere una partita così mi gira ancora più le p***e, perché dico, mi sono fatto tutto il c***o per 3 settimane praticamente di allenamento, svanire in un'ora alla fine, perché in un'ora io ho perso 3 settimane di allenamento come se non l'avessi fatto, perché in un attimo ho cambiato modo di giocare, sembrava che non avessi fatto niente, cioè per 3 settimane fossi stato sul divano a fare niente. Ancora adesso gira abbastanza il c***o rispetto alla partita, ma proprio tanto, per tutto il contesto in cui eravamo, per la wildcard che volevo far bene, sapevo che potevo far bene, poi però manci, passano un po', la sconfitta la inizia a smaltire così, adesso ho quasi voglia già di ritornare in campo, di cercare di capire come mai ho fatto quella cosa e stare altre ore in campo. Gioco, domani parto, adesso mi alleno un po' oggi, domani mattina e domani pomeriggio, poi torno a casa e poi tornerò martedì, credo che torno. E poi vediamo cosa succede. Vediamo se c'è. In teoria sono iscritto a un torneo a Repubblica Ceca forse. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Eccomi. Pronto? Sì. Al pomeriggio sono di nuovo in campo, subito. 170 mosche in sto posto, incredibile. Quanto mi dà se la prendo? Troppo veloce.